Capitolo 24. Neve. Era il crepuscolo. Se ne stavano sotto il porticato mentre la luce andava declinando. Jack nel mezzo, il braccio sinistro che cingeva le spalle di Danny e quello dentro attorno alla vita di Wendy. Osservavano tutti e tre assieme mentre la decisione veniva strappata loro di mano. Verso le 2:30 il cielo si era coperto di nubi e un'ora dopo aveva preso a nevicare, e questa volta non c'era bisogno di un esperto in meteorologia per capire che si trattava di una nevicata in piena regola, non più di una spolverata che si sarebbe sciolta o sarebbe stata soffiata via non appena si fosse levato il vento impetuoso della sera. Dapprima era caduta in linee perfettamente verticali, a formare un manto uniforme, ma adesso, un'ora dopo l'inizio, il vento aveva preso a soffiare da nord-ovest e la neve aveva cominciato a cadere obliqua, investendo il porticato e il viale d'accesso. Al di là del parco, la carrozzabile era scomparsa sotto una coltre bianca, compatta. Anche le siepi a forma di animali erano scomparse, ma quando Wendy e Danny erano tornati a casa, lei aveva elogiato Jack per l'ottimo lavoro compiuto. «Credi?» le aveva chiesto lui, senza aggiungere altro. Ora le siepi erano sepolte sotto informi mantelli bianchi. Curiosamente, tutti e tre pensavano cose diverse, ma provavano la stessa emozione. Sollievo. Il ponte era stato attraversato. «Tornerà mai la primavera?» mormorò Wendy. Jack le diede una stretta. «Prima che tu abbia il tempo di accorgertene! Che ne diresti se rientrassimo a cenare? Fa freddo qua fuori!» Lei sorrise. Per tutto il pomeriggio Jack le era parso distante e... beh, strano. Ora le sembrava tornato quello di sempre, o quasi. «Per me va bene. E per te, Danny?» «Anche per me, sicuro!» Rientrarono assieme, lasciando che il vento si tramutasse nel basso ululato che avrebbe echeggiato per tutta la notte, un suono col quale avrebbero fatalmente dovuto familiarizzare. Fiocchi di neve turbinavano e danzavano attraverso il porticato. L'Overlook affrontava l'inverno come aveva fatto per quasi tre quarti di secolo. Le finestre buie, ora orlate di neve, indifferente al fatto che fosse ormai tagliato fuori dal mondo. O forse quella prospettiva gli riusciva accetta. Dentro il suo guscio, i tre si accinsero alla solita trafila delle prime ore della sera, simili a microbi intrappolati nell'intestino di un mostro.